Allora, buonasera a tutti, grazie, mi scuso subito per il ritardo, abbiamo avuto un contrattempo, quindi di solito siamo precisissimi, ma ora non, oggi non lo è stato. Allora, che dire, cercherò di essere molto breve, conciso e diretto, soprattutto perché chi mi conosce sa che sono così. Non mi sarei mai aspettato a fine agosto di trovarmi in questa situazione. Non ero contento, non ero soddisfatto di nulla. Qui l'aspetto anche tecnico c'entra poco. E quindi, dopo un'attenta riflessione con la società, col gruppo che chiaramente rappresento e mi rappresenta, abbiamo deciso di invertire subito la rotta, di non aspettare eventualmente situazioni che potessero sì, magari protrarre questa situazione qui, e quindi abbiamo deciso subito di dare un'inversione a quelle che sono poi le nostre volontà e il nostro progetto. Io ho sempre detto che abbiamo un grande entusiasmo. Ho sempre detto che siamo venuti qua con dei grandissimi sacrifici e che chiaramente il nostro obiettivo era quello di fare bene. Appena ho visto che la barca stava iniziando, e qua si tratta, voglio dire, Giuseppe, non da un punto di vista, ripeto, dei risultati, perché la sconfitta ci può anche stare, quando ho visto che la situazione, insomma, non era più sostenibile, a malincuore siamo stati costretti a scegliere e a cambiare rotta. La cosa però più importante di questa situazione è che finalmente, adesso lo posso dire così è tutto chiaro, abbiamo scelto uno staff tecnico di comune accordo tutti quanti di primo ordine, uno staff tecnico che finalmente mi sono reso conto subito, già veramente lo sapevamo, però poi adesso avendo a che fare anche sul campo ci siamo subito resi conto, ecco, di quello che il mister e tutti i collaboratori possono finalmente dare a questo progetto Martina. Io adesso mi sento effettivamente felice, contento e soprattutto sereno, perché finalmente posso io, Giuseppe e la proprietà occuparsi anche di altri aspetti e quindi non stare sempre a guardare quello tecnico, che sì, una volta che prende poi corpo deve andare anche da solo, non è che possiamo sempre intervenire o comunque occuparci di questo. Mister Beppe Incocciati, per me è un onore. È un onore averlo vicino perché io quando ero ragazzo e giravo tutti i campi a vedere le partite, era un'emozione vederlo. Quindi stare adesso vicino al mister soprattutto in seconda, Argentesi, chi è che non se lo ricorda, allo staff tutto quanto tecnico, a Comi, voglio dire che non ha bisogno di presentazioni nemmeno come team manager, per me è un'emozione. Io sono sicuro che noi abbiamo fatto la scelta migliore, che questo vi fa capire che la scelta è a lungo termine, non è temporanea, che siamo qui per fare calcio e per fare bene e per ottenere i risultati. Non stiamo qui per vivacchiare, giusto Giuseppe? Quindi passo la parola al mister, ecco, e finalmente spero che tutte poi queste chiacchiere che ho sentito e che ho letto, che mi fa piacere anche leggere e sentire, ecco, possano adesso mettersi da parte e pensare veramente a quello che è il Martina, perché tutti noi abbiamo a cuore il Martina. Qui non c'è una persona che non fa un sacrificio per il Martina Calcio, tutti, dai tifosi che sono splendidi. Io ho notato un'accoglienza incredibile di questa proprietà, l'avvocato Tiglia, tutti quanti, siamo stati accolti in maniera, non voglio dire trionfale, ma quasi, voglio dire, c'è proprio un contatto diretto con tutti i tifosi, con tutta la città. Quindi io penso che adesso il mister, ecco, farà quello che dovrà fare e sicuramente, ecco, possiamo stare tutti più sereni. Beh, anch'io mi unisco ai saluti, è la prima volta che insomma, abbiamo l'occasione di conoscerci indirettamente, avremo modo di conoscerci meglio durante tutto il campionato, si spera anche più lungo di quest'anno, considerato che l'impegno che noi abbiamo preso è un impegno biennale, quindi a dimostrazione del fatto che io, onorato della proposta fattami, sono venuto a sostegno di amici, a sostegno di persone che amano questo sport nel vero senso della parola, perché considerato quello che sta accadendo nel nostro calcio, quando entrano le persone così, che hanno innanzitutto il rispetto per questa splendida disciplina, ma con i fatti, non con le chiacchiere,
Ebbene, è motivo non solo di orgoglio, ma anche un motivo di rispolverare un po' quei valori che a volte vengono persi per strada a causa di personaggi avventurieri che spesso risultano sulle cronache notiziarie e che spesso approfittano di questo mondo per farsi un nome, peraltro sempre negativo, e mettono a repentaglio diverse categorie, lasciando poi lo sfascio dietro di loro. Quindi sono orgoglioso di fare parte di questa famiglia, se me lo consentite, e io per quello che posso dire anche in relazione al mio staff, noi daremo il massimo che possiamo dare. Chiaramente nel gioco del calcio nulla si può dire in anticipo, ma si può sicuramente essere fermi nell'assicurare la grande professionalità. In 40 anni di questo mestiere io sono stato sempre una persona, diciamo, che ha mantenuto un equilibrio onorevole, soltanto mantenendo quei valori che secondo me devono fare parte del nostro mondo calcistico, perché il nostro mondo appartiene un po' a tutti quanti noi, e noi tutti quanti abbiamo il dovere di migliorarlo continuamente. Quindi io sono sicuro che il Martina darà un messaggio forte al calcio nazionale, sono sicuro che con o senza di me arriveranno dei risultati che daranno onore a questa splendida città, la quale io non ero mai stato, e avendola visitata per quel poco che abbiamo visitato devo complimentarmi per la bellezza, ma peraltro insomma facciamo parte di un paese meraviglioso di cui Martina insomma è parte integrante, no? E quindi contento al massimo, ora si lavora, stiamo già lavorando, ci sarà qualche aggiustamento anche all'interno della rosa, insomma tutto è proiettato su una funzionalità che speriamo porta dei risultati buoni che faranno onore alla città di Martina. Quindi se adesso volete fare delle domande io sono qua e risponderò molto volentieri. Se non ce ne sono possiamo anche... Buonasera. Non sarebbe cambiato nulla. Non sarebbe cambiato nulla. Era una decisione ormai che si protrae dal ritiro. No, si è visto dal ritiro. Ho visto le amichevoli, ho visto la partita di Andria. Di più non potevo vedere dopo l'ultima partita. E quindi, anche se avessimo pareggiato e superato il turno, io a Cosenza in quelle condizioni non sarei arrivato. La prospettiva, lei lo sa forse meglio di me, questo è un girone di appartenenza anche a città, in realtà molto più importanti della nostra, che si sono sapute organizzare anzitempo e che fanno parte anche di una storia, insomma, viene in primis parlare del Catania, insomma, quindi insomma, del Lecce stesso, tutta onestà, di realtà che appartengono a una storia differente da quella del Martina, quindi dobbiamo fare i conti su questo. Però io arrivo da una terra a ridosso di Roma, nella provincia di Frosinone, dove invece questa squadretta che oggi appartiene alla Serie A, questo per carità non facciamoci illusioni, però è un motivo un po' per far capire che tutto può accadere nel mondo del calcio a patto che le cose vengano fatte con dei criteri giusti. Ecco, ebbene, questa società è partita dalla Serie D con calma, senza grandi proclami, sono bastate le persone serie e le persone, come si fa nelle migliori aziende, messe al posto giusto, che oggi il Frosinone appartiene alla Serie A. Non si sa se rimarrà lì. Il sogno, perché bisogna essere anche, diciamo, coerenti con i sogni, perché se uno con entusiasmo fa sport, anch'io sogno di diventare domani, e spero che queste parole arrivino in paradiso, allenatore del Real Madrid, ma chi me lo vieta? E quindi ognuno di noi dovrà avere questa, credo, appartenenza ai sogni, e Martina è una di queste realtà. Cercheremo, ma sicuramente avremo bisogno di tutti, perché vi garantisco che la parte che voi rappresentate, sia la parte critica e soprattutto quella della tifoseria,
dà una grande mano a una società che si sta mettendo su un binario che speriamo porti il più lontano possibile. Quindi noi facciamo fede anche sul vostro sostegno, sul vostro aiuto, anche nelle critiche, per carità. Però cerchiamo di crescere tutti insieme affinché poi questo sforzo che la società sta facendo in onore di questa città possa essere poi un domani riconosciuto da tutti. Prego. Grazie. Due considerazioni, uno su come ha trovato la scuola a livello emotivo, visto che veniva da questa situazione e si è verificata questa rottura, e poi a livello fisico-atletico e tattico. Ho visto già da ieri ha iniziato a lavorare su movimenti e schemi, quindi c'è qualcosa da risistemare nel breve, qualche indicazione va data. La seconda considerazione invece a livello personale, come si sente a livello personale, a livello emotivo, a riprendere in mano la macchina dopo un po' di anni che era stato. Allora, inizio dalla seconda. Allora, io ho deciso in perfetta sintonia col mio modo di pensare di non fare parte di un calcio che non mi appartiene. Quindi io ho avuto in questi anni delle proposte, anche direi in categoria superiore. E valutando la situazione, essendo padre di famiglia e avendo tre figli, abbiamo deciso insieme di non fare parte di un mondo dove bisogna rincorrere gli eventi. Voi lo sapete meglio di me, oggi la serietà nel nostro mondo, soprattutto in queste categorie, è difficile trovarla. La serietà significa quando non si ha, si mette a repentaglio. Io arrivo addirittura da un fallimento in Serie B con l'Avellino, quindi vi lascio immaginare quanti ragazzi, padri di famiglia, sono stati così penalizzati dagli avventurieri, così come è successo poi a Roma, e non va bene questo. Quindi non è stata, è stata prevalentemente una mia scelta uscire per qualche anno fuori dalla panchina. Questo per entrare poi nella prima domanda da fare, che mi ha fatto lei. Nel momento in cui io ho avuto la possibilità di rientrare, valutando il potenziale della società che mi ha fatto questa proposta, ho deciso di ritornare in campo, e sapendo anche purtroppo di rientrare in un modo emergente, perché domenica inizia il campionato, io sono due giorni che sto lavorando, e quindi non ho nulla da dire sul lavoro fatto dal mio collega che mi ha preceduto, non ho nulla da dire, ma ogni allenatore ha un suo modo di far leggere l'idea di calcio ai propri giocatori. Quindi se lei mi ha visto che sono operativo immediatamente, perché sto lavorando su dei flussi di gioco che secondo me sono determinanti e ci vuole molta applicazione, ma questo non significa che chi mi ha preceduto non abbia lavorato, e quindi insomma ognuno ha la sua idea di gioco e giustamente persegue un po' i metodi di lavoro, e tante volte sono differenti l'uno dall'altro. Prego. Sì, grazie. Cosa le serve, su cosa dovrebbe intervenire la società, se deve intervenire nel breve periodo, per mettere a disposizione il materiale che serve? Allora, questo poi, se c'è qualche novità, sarà il presidente a dirvela. Io ho fatto le mie richieste di un accordo con la società e quindi siamo su una sintonia che ci vede, diciamo, sulla stessa lunghezza d'onda, e certamente c'è qualcosa da aggiustare e sono certo che questo verrà aggiustato. Per quello che riguarda il sistema di gioco, un allenatore professionista come me, che ha addestrato con il massimo livello, è specializzato su tutti i sistemi di gioco. Un allenatore è purtroppo, tra virgolette, legato all'anello della potenzialità dei giocatori, perché un allenatore che ha tanti giocatori bravi può giocare con qualsiasi sistema di gioco e quindi può permettersi di giocare in un sistema di gioco che per lui è più adatto per quella squadra. Invece, quando c'è qualche carenza, lei lo sa meglio di me, bisogna adattarsi e bisogna cercare di aggiustare le cose. Quindi non ho un sistema di gioco specifico, la mia specializzazione è su tutti i sistemi di gioco. Adesso aspettiamo
nonostante siamo a ridosso dell'inizio del campionato, ancora qualche ora, diciamo un giorno, per capire definitivamente come impostare la squadra che andrà in campo domenica a Cosenza, quindi le sarà sicuramente messo in notizia come andremo ad affrontare l'evento Cosenza. Grazie. Prego. Non ci sono altre domande? Io volevo invitare nel frattempo il vicepresidente Giuseppe Cervellera ad intervenire in questo incontro, poi se non ci sono altre domande ci salutiamo, vi ringrazio ovviamente della presenza. Prego. È stato già detto ampiamente tutto. Sono stati giorni frenetici, però nonostante questo siamo arrivati a questa decisione concordemente con Massimiliano Lippoli, presidente, anche con, lo voglio ricordare, Rico Folgori, che è una presenza ormai costante in società, e con Luca Tiglia, che è un altro avvocato, che anche lui ha assicurato una presenza costante all'interno di questa società, che assicurano appunto al Martina una solidità che inizialmente, diciamocelo francamente, non avevamo. Adesso siamo strutturati anche economicamente, finanziariamente in una certa maniera, e quindi possiamo anche fare questo passo, abbiamo fatto questo passo appunto per questo motivo, e continueremo sempre a lavorare nella speranza, insomma, che arrivino, di questo ne sono sicuro, ne sono certo, arrivino anche risultati che poi sappiamo tutti danno quell'entusiasmo giusto per spiccare poi ancora un po' più avanti le nostre volontà, la nostra voglia, il nostro entusiasmo. Di entusiasmo ce n'è parecchio, è inutile, l'avete già visto, avete già tastato quello che abbiamo fatto in questi giorni, e quello che non faremo mancare mai è sicuramente l'impegno, e ciascuno deve mettere il suo, ciascuno per le proprie competenze, e stiamo strutturando appunto la società in questa maniera, aggiustando tassello dopo tassello nella speranza di arrivare al più presto, nella più completezza possibile, come con la struttura societaria. Io ringrazio l'entusiasmo che si respira, mister, in questa città, si vede in questa sala, perché era una conferenza aperta soltanto ai giornalisti, però i tifosi sono venuti in massa. Io di questo vi ringrazio, perché dimostra proprio un'attestazione di fiducia, di stima nei confronti della società, e di amore nei confronti della squadra. Martina Franca ha una tradizione calcistica importante, che nel corso degli anni ha avuto una storia importante, e noi vogliamo che questa storia continui e che possa diventare sempre più un successo. Allora, presidente, lei la chiosca. No, ci sono altre domande? Chiudiamo. Chiudiamo, vi saluto, in bocca al lupo a tutti, e speriamo domenica. Ma pure uno basta, è sufficiente.